Mario Volono. Ecco, allora Mario Volono, vi dicevo, iniziamo prima con Bulbas, sei diciamo uno degli ultimi arrivati alla Juve Stabia. Il mister Patarino, proprio su una domanda fatta su di te, ha detto: noi è un giocatore che abbiamo preso apposta per determinate situazioni. Come dicevamo prima, microfoni spenti, un rigore a Bimbo, ma una posizione importante anche nell'ultimo match. Nonostante la tua condizione fisica non sia delle migliori, però stai mettendo tanta esperienza a servizio della squadra. Come ha detto il mister, poi io posso coprire diversi ruoli davanti, sarò sempre a disposizione della squadra e del mister come serve aiuto, e cercherò sempre di dare il massimo, sia ora che so che non sto bene fisicamente al 100% che quando non lo sia. Prima l'indicazione del mister è nessuna, io devo entrare e coprire il ruolo che mi è stato detto e poi cercare sempre di fare il volo, cercare di fare qualcosa davanti. Ma poi come è stato bravo il mister a inserirmi là, a cambiare il modulo, ha visto lo spazio là, si è visto che quando abbiamo cambiato il modulo magari loro erano chiusi dietro e li abbiamo aperti, ma poi lo sforzo l'ha fatto tutta la squadra durante i 90 minuti. Poi quello che mi ha portato qua, non c'è bisogno che lo dica, è una squadra con storia, una società, una città grande, quindi uno cerca sempre di crescere sia professionalmente che come persona, e penso che questa è una piazza per crescere e puntare in alto. Penso che si è visto come stanno a sinistra, mi sono trovato benissimo, era la prima volta che lo facevo, è stato bravo il mister Modica inserirmi là, mi sono trovato bene, quindi poi pare essere una punta centrale per quello che è la categoria, penso che ci vuole più fisicità come Romero, come Cerchi, quindi io mi trovo meglio sia a sinistra che a destra come esterno. Come ha detto Robert, questa è una squadra fatta per pensare a vincere tutte le partite, sia la squadra avversaria, quindi andremo a giocare tutte e due per vincere, ma è meglio se i tifosi la sentono così, perché noi andremo a tutte le... Mario Bubas, mi piace vedere un po' i social, leggere un po' che cosa dicono i tifosi. Intanto iniziano qualche accostamento, poi c'è l'accostamento Romero con un grande calciatore del passato che ha visto la casacca della Juve Stabia, stiamo parlando di Marcello prima. Invece a te, per il fatto di riuscire a conquistare rigori, punizioni, con quel tuo modo di girarti all'improvviso, ti accosta a Sandro Ambrosi. Questo accostamento lo conosci, non so, Sandro Ambrosi, ma ti fa piacere o è troppo per te? Assolutamente sono giocatori che sono rimasti nella storia. Uno sempre che, come dire, uno deve prendere umiltà, sempre pensare a crescere, non credere di essere quei tipi di giocatori, perché sono un altro livello, penso, ma uno cerca sempre di fare il meglio e sta andando bene così, spero che continua, perché la squadra, e se ognuno della squadra dà il massimo, penso che arriveremo lontano. Ecco, la condizione fisica tua adesso come hai parlato delle condizioni fisiche, anche tu hai confermato Codromaz, l'abbiamo visto che in effetti sta bene, diciamo, tranne quel piccolo problema dei flessori. Adesso puoi dire vicino al mister: sono presente, non voglio fare solo gli ultimi 15 minuti. Io penso che questa è la prima settimana che farò il lavoro per la squadra. Sono arrivato una settimana fa, abbiamo giocato 3 settimane, quindi sicuramente non sono al 100%. Poi se tu vedi i miei compagni che hanno fatto il ritiro, si allenano da tanto tempo anche insieme, quindi non posso dire al mister che voglio giocare subito, perché non è vero. Non te la senti, diciamo, di più? No, perché rispetto ai miei compagni, mi so che i miei compagni stanno meglio rispetto